amano i cani. Quanti cani avete adesso? Sette. Sette cani? Ammazza. Perché l'anno scorso molti ci hanno lasciato. E quindi, certo. Però eravamo arrivati a 22, 25, insomma. Tanti. Andiamo a vederli questi cani, poi ne parliamo insieme. Vediamo. Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Con gli anni capirai che siamo fratelli ormai, perché il destino ha deciso che c'è un vero amico in me, più di un amico in me. Cucciolino, ci dimentichiamo. Dai tutti i cagnolini. Buonanotte. Qualche aneddoto, intanto come li avete trovati questi cani? Ma Simona, li abbiamo trovati, sembra che i cani aspettano noi, sull'autostrada, aree di servizio, nelle strade così di provincia, sono lì, ci aspettano e tu non riesci a passare. No, e non come fai? Apri lo sportello e loro saltano. Eh sì, tutti i cani abbandonano. Io poi ho una mia teoria, io credo che i cani sentano quando di fronte hanno una persona che li ama, un po' come i bambini, ho la sensazione che abbiano questo tipo di percezione. Ma ne abbiamo salvato uno sull'autostrada a Candela, Foggia, Napoli, proprio vicino al guardrail che andava contro... Tremava. Un cane di 60 kg, Enzo, ci siamo fermati, Enzo ha attraversato, l'ha preso, io fermavo le macchine. Certo. E l'abbiamo raccolto. Bravi, bravi, è anche pericoloso. Bravi, eccolo qua, lo stiamo vedendo, questo è lui? No, questo qui, questa è Macchia, l'ho presa in un canile, è un canile a Palermo, che era, sai, come pitbull, solite cose, destinato a lotte, certo. E allora l'abbiamo presa, invece sta a casa ed è un cane... Un altro cane salvato. Bellissima. Siete d'accordo che anche questi cani, che ultimamente vengono molto abbandonati, i pitbull, i cani, perché dicono essere cani nel DNA aggressivi, ma la verità è che aggressivi sono i padroni, i cani seguono l'educazione che gli danno i padroni. Massimo non è tanto d'accordo, bisogna dire che ci sono cani e cani, cani che possono... diciamo essere della maggior parte delle persone, possono avere un controllo, un'educazione. Altri cani comunque hanno nell'indole, sono stati selezionati per un tipo di lavoro, quindi se c'è l'occasione quelli si comportano normalmente. Il problema è che se li prendiamo siamo anche responsabili nella gestione di questi cani. Certo. E lì ci deve essere un po' di attenzione, perché se no facciamo del male sia ai cani stessi, perché poi vengono visti come degli assassini e così via. E tutto questo, insomma, deve essere contenuto. Maria è cresciuta con i cani. Avevamo sempre in cucina 5-6 cani, non di razza, anche in croce, ma lei è cresciuta. Però mai abbiamo lasciato Maria mentre i cani mangiavano, ad esempio, perché bisogna stare attenti, bisogna avere quelle accortezze, perché i cani poi sono sempre... Maria, ma tu te ne occupi? Io mi occupo soprattutto di uno in specifico. Hai un tuo preferito? È un chihuahua. Io mi ricordo che voi andavate nei programmi con i chihuahua dentro i giubbotti. Ve li portavate. Ecco Fabrizio col caffè. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno Fabrizio. Io con la scusa di servirvi il caffè, vi ho portato un filmato con i nostri amici Quattro Zampe, protagonisti di alcune serie TV e film. Rex, Lessi, per farvi solo alcuni nomi. Ebbene, quando ci rivolgiamo a qualche attore gli diciamo... ma quello è veramente un cane? In realtà gli stiamo facendo un complimento. Vediamo insieme perché. Vero. Siamo d'accordo. Aspettami in cucina. Va. Mm-hmm.
Allora, eri tu a fare tutto questo rumore, eh? Che c'è? Si può sapere che c'è? Ah, ho capito. Morini, hai capito anche tu, vero? Ho capito, sì. Chiamo la scientifica. Bravo. Pensi che sia stata utilizzata per trasportare il cadavere alla buca 6, vero? Rispondi tu. Bau, sono Linneo. Blanca non può rispondere perché sta giocando a tennis. Ti preoccupi per me? No, parlavo col cane. Avanti, vieni con me. Stai dicendo sempre al cane? Magari, almeno lui sta zitto. È una femmina. In questi filmati, in questo filmato hanno visto tanti cani, tra cui Rex. Rex era proprio un cane tuo. Questa è la Blanca, non è opera mia, è la mia ex assistente, sì. E invece le Rex sì. Però ti voglio chiedere questo, tu prima hai detto appunto sulle razze, no? Che non tutti sono predisposti, ma è il regista che sceglie la razza o sei tu che gliela consigli? Guarda, beh, sul Rex chiaramente non c'è tanta quello scelta. Quello doveva essere pastore tedesco. Quello. Molte volte il regista pensa una cosa, pensa che sia il cane adatto quello, poi chiaramente c'è un confronto, si parla. Certo. Allora dare qualche suggerimento e qualche consiglio è ben accetto. Giusto. Perché comunque è un lavoro particolare. E quando mi sta facendo notare che Massimo è molto simile a Ranieri, l'allenatore del Cagliari. Non c'è la prima è vero. Eh? Hai ragione, è vero. Tu non se non parli di calcio proprio non c'è. No, me l'ha fatto notare, un cane anch'io. Che cane hai? È un maltesino, si chiama Nando. Perché, Nando? Sì, perché l'ha abbandonato Pagnoncino. Guarda, cioè, con chi Paola, sto. Guarda che cane aveva portato Massimo per uno sport. Guarda. Ah, anche questo perché qua poi... di Mare Fuori. Sì, questo è Mare Fuori. Come sì. No, Tyson, me lo ricordo. Tyson si chiamava nella fiction. Sì, come no? Tyson. E invece nella pubblicità che facemmo c'era un afghano che io, cioè, ero a cena con uno che per doveva essere Enzo, invece era l'afghano. Rimandiamo Sergio, scusami, lo spot che ha fatto Massimo Perla con Enzo. Divertente Paolo perché Carmen, partiva da dietro, dalla chioma dei capelli di Enzo Paolo, però non era Enzo Paolo, era il guarda che mi hanno dato dal cane, Enzo Paolo, ti hanno dato dal cane, io te lo devo dire. Bellissimo. Non è la prima volta. Fantastico. Bellissimo. Stupendo. Ragazzi, mi fate ridere che non riesco neanche a ridere, va bene. Allora, no, volevo capire da Massimo se c'è qualche cane che non voleva lavorare con gli attori umani. È capitato? No, perché molte volte quando l'attore non ha tante capacità o comunque non è, diciamo, non ha manualità, diciamo, certo, col cane, allora lì interveniamo noi. Cioè, siamo noi che gestiamo il cane fuori campo con gli ordini gestuali e facciamo fare delle cose. Ecco, vedi. E così mettiamo su. Se no, sei meglio di me, Simona, quando si gira poi i certo. Tempi sono importantissimi, quindi alla fine bisogna portare il risultato a casa. Quindi certo. Molte volte bisogna dire che ci sono degli attori che con un po' più di professionalità per quello che riguarda il mio lavoro, perché magari ecco, vengono al centro, si preparano, certo, studiano un attimo il cane. Giusto. E il cane che già ha visto perlomeno un paio di volte ha tutto un altro atteggiamento. Chiaro. Sul set diventa più facile perché poi è un lavoro fatto di particolari, come avete visto, di espressioni, certo, di intese, di piccoli. Ma ti prego Sergio, intanto inquadra lui che sta ascoltando sul divano immobile, meraviglioso. Per esempio che bello. Non è con l'applauso Seven. Non era un segnale per andartene, era soltanto così. Bravo. Gene, sì. Visto che intervieni sempre e adesso toccava a te, dovevi intervenire, hai un sondaggio per noi? Beh, è chiaro che avere Massimo con il cane è una cosa che non è mai successa in trasmissione. Certo. Ho fatto un sondaggio tra gli italiani chiedendo che rapporto hanno coi cani. Ecco. Allora, che rapporto ha coi cani? Il 40% mi ha risposto. Al parco col mio cane ci divertiamo tantissimo, io gli lancio il bastone e lui mi fa correre a riportarlo. Poi il 30% ha detto penso che il cane sia il miglior amico dell'uomo, ma anche avere un amico maresciallo della Guardia di Finanza sì, non è sì, male. Esatto. Il 20% mi sono sempre chiesto se il cane che interpretava il commissario Rex ha mai vinto il Festival di Cannes. Di casa. E poi il 9% ha detto il mio cane è molto gentile, pensi che una volta a settimana mi fa dormire nel mio letto. Questo, bravo.
Questo è accaduto. L'1% che è molto interessante, ha detto faccio una vita così noiosa, vediamo l'1% se c'è, ma forse non c'è l'1%. C'è, ecco. Faccio una vita così noiosa che i cani antidroga all'aeroporto neanche mi annusano, anzi gli faccio così pena che me ne portano un po' di quella che hanno. Sei terribile. Comunque sono veramente tanti personaggi famosi che hanno amato i cani. E chissà in base a che cosa scelgono di volta in volta una razza piuttosto che una taglia di un cane, no? Adesso poi si dice che normalmente i padroni assomiglino ai cani. E devo dire che la carica dei 101 questa dinamica la spiega benissimo, guardate. In confidenza, il mondo si è impegnato. In apparenza è tutto migliorato, ma l'impazienza lo rende complicato. Vedrai, non darà nessun fastidio. Dai, vieni qua, vieni. Vieni, vieni. Stai qui. Poverino. Ma sì, poverino, lui non vuole stare solo. Come si chiama? Bobby. Bobby. Sorridi sempre. Se tu non perché voi sapete bene che cani, che animali e bambini vanno sempre molto d'accordo. Guarda lì, molto su e giù, su e giù. Strano. Ma io sono allora, gli scienziati hanno deciso che i cani sono persone. Ok. Perché in effetti ogni cane, anche della stessa razza, ha una personalità diversa. Certo. Ecco. Vuoi aggiungere qualcosa, Fabio? No, va bene, va bene. Che meraviglia! Maria, hai visto che bello, questi cani meravigliosi? Tu sei molto legata, sei cresciuta con i cani. Sì. Che cosa ti hanno dato come sentimenti di più? Beh, tanto amore ovviamente. Certo. Senti, ma tu sei ferma come dice Massimo Perla? Cioè, Sitz, con i cani. Ti ascoltano? Guarda che carino. Perché a me non mi ascoltava, eccola qui, guarda che nana. Ha un bel rapporto, ho visto come si pone, come ritocca, come... Scusa, vogliamo dire che hai vinto anche un premio a Cannes, Massimo, per Dogman? Ne vado molto orgoglioso. Dai! Era Dogman di Matteo Garrone e le scene con i cani hanno avuto questo riconoscimento che si chiama Palm Dog. Era tutto ora appunto... che facessi un premio anche. No. Palm Dog. Ma i cani, devo dire, sono talmente divertenti. Avete visto, sono anche, hanno anche una grande professione essere attori, cantanti, eccetera, che si è fatto anche un festival Bau di Sanremo. La battuta viene proprio... Non c'è neanche bisogno di farlo. È già fatto. È scontata. Invece andiamo a vedere questo Festival Baudi presentato da Edwig Fenech e Lino Banfi. Vediamo. Festival Bau. Di stesse. Festival Bau. Pensato che è più pratico di noi, per esempio, senza fare il nome, il direttore artistico delle tre reti televisive Pippo Baudo, che lui viene più spesso in questi posti e dall'alto dei suoi 1,98 col suo 45 di piedi, questo palcoscenico lo conosce bene, allora lui sa che fa, non mette enfasi mai quando presenta i cantanti, tutto allo stesso modo. È vero, ecco a voi, ecco, giusto, e quella è la sua bravura. Sì, noi non saremmo capaci, perché noi cominciamo a fare, quando è bello quello, quando è bello, possiate, che vero. Instighiamo poi semmai giudici o altri, non si fa. Via con la sfilata! Via! Non è
anche per me l'abbraccio. Più che il festival, più che il Festival Bau di Sanremo, mi pareva Miss Italia dei cani. Cioè, era una sfilata di bellezza. Ce ne sono tante di queste manifestazioni, vero Massimo? Sì, perché sono gli standard di razza, sono delle esposizioni dove si giudica tutte le proporzioni, come è costruito il cane, e se rispecchia lo standard di razza, poi ci sono delle sono vere e proprie qualifiche, gare, diciamo così. Ricordiamo però che ci sono tanti medici, bravo, che sono bellissimi. Nei rifugi, nei canili, che pensano bravo, ma poi bravo. Quelli sono pezzi unici, no? Non ce ne sono tanti, è un pezzo unico. Ma perché dicono che quei bastardini, così come vengono chiamati, sono più intelligenti, Massimo? No, questa non è una verità. Diciamo così che il meticcio racchiude più cani con più caratteristiche, capacità. Certo. Poi però lo specialista, cioè chi è che corre più di tutti? È l'evriero. Ah, certo, lo specialista di razza è quello. È stato l'uomo l'ha selezionato per avere un cane che corresse in quella maniera, come poi tanti altri. Bello.